Perché la vita di Bianca è stata una vita politica, tutta, dall'inizio alla fine, da quando la ragazza, ricordo una volta l'accompagnai in una scuola e lei disse una cosa molto simpatica, molto divertente e che catturò le bambine e i bambini, erano bambine. Bambini, era a scuola media, e disse: mi avvicinai alla resistenza come la perla di Labuan. Ed era una frase molto, molto bella per catturare l'attenzione di bambine e bambini, appunto. E poi spiegò loro che la sua partecipazione alla resistenza era stata una partecipazione particolare, aveva chiesto un'arma e i partigiani le avevano detto: non mandiamo i bambini a sparare. Lei ci era rimasta malissimo, malissimo, perché si immaginava già con una sciabola, una puntava proprio così, con una sciabola, una pistola, eccetera, e quindi avevamo già un freno. Però questa ubbidienza, diciamo così, di Bianca è stata anche è diventata una particolare forma di ubbidienza politica. A me il termine non piace molto perché mi piace citare qualcuno che aveva detto che tra le comuniste ortodosse erano più radicate. Giovanna, la tua definizione. Perché è vero, era sicuramente eretico. Ma la sua vita politica è stata improntata a delle coordinate, cioè, sono coordinate importanti, oltre ovviamente al comunismo. Ho avuto la fortuna, veramente la fortuna, oltre che il dolore di accompagnarla fino all'ultimo. E lei mi diceva: va bene così, perché tanto muoio convinta che prima o poi il comunismo arriverà. Tutti noi in questi giorni, in questi tempi, ne siamo un po' meno convinti, siamo meno incrollabili di Bianca. Ma Bianca è stata incrollabile, come dicevo, nel comunismo, nell'antifascismo e nel rispetto della Costituzione. Ecco che forse allora ricordarla oggi, in questa una e indivisibile, diventa importante. Perché Bianca ha attraversato durante tutta la sua vita politica questo paese, andava ovunque. Volte si pensava: come fa Bianca ad essere a Trento la mattina dopo? A Catania, in tempi anche di trasporti, diciamo, non veloci, e lo faceva. E il suo andare su e giù per questo paese è stato andare su e giù a parlare di antifascismo e a parlare della Costituzione, di come era nata questa Costituzione, anche dei suoi pochi difetti. E tuttavia, che cosa aveva richiesto, attraverso cosa era passato, ma non solo, non la resistenza, ma attraverso il processo, per esempio, parlamentare. Riusciva a spiegare con una facilità assolutamente incredibile, appunto, a bambini, a ragazze, a ragazzi, eccetera, che cosa significavano i passaggi parlamentari. E raccontava della Costituzione antifascista. Credo che non ci avrebbe fatto vedere la malizia. Userò un termine poco ortodosso, perché lo usava lei, ci avrebbe fatto vedere quanto era incazzato questi giorni di
tra crolli politici, ma anche di attacchi costanti, quotidiani e non solo ora, alla Costituzione e a questo paese così come era dalla dopoguerra, e a cui i comunisti avevano oggi appunto equiparati in questo continente ai nazisti, avevano contribuito anche con le loro sangue, oltre che con le loro idee, a rendere questo paese libero e a dotarlo di una Costituzione e a renderlo uno. Quindi ricordarla qui oggi è ricordare un impegno a tutte e a tutti noi, fuori dalla retorica, fuori, bianca non è la retorica, è diretta, secca, spigolosa e tenerissima. Tenerissima, perché la pazienza che dimostrava verso i ragazzi, verso le ragazze, era una pazienza di chi si mette ogni giorno nella posizione di chi ricomincia ogni giorno. E questa la faceva amare proprio da. E allora, appunto, ricordiamola così, ricordiamola che attraverso questo paese, che vogliamo continuare a pensare uno e indivisibile, attraverso un sud. Lei ha amato enormemente. Questa non è un ricordo personale. Tutte e tutti noi ricordiamo che quando Bianca doveva partire, andare da Roma giù, era particolarmente contenta, sembrava sempre di andare a una festa, perché riconosceva anche lo sforzo politico che il Sud aveva fatto per entrare a pieno titolo dentro questo paese, dalle insurrezioni a una lotta che era andata avanti, come li vogliamo chiamare, con degli eroi, con delle persone che si erano battute perché il sud di questo paese fosse riconosciuto in pari dignità. Oggi anche questo viene azzerato. E allora non mi resta che dire appunto che tutte e tutti noi oggi, qui nella nostra sala bianca, in qualche modo glielo dobbiamo, questo al lavoro e alla lotta, questo paese, uno è indivisibile. Grazie. Allora, inizio da qui. Io sono convinta che noi abbiamo un grande lavoro da fare, perché il fascismo non è che torna. Il fascismo non è stato mai cancellato del tutto. Esiste dall'immediato dopoguerra e si sostanzia in una internazionale nera europea. Bianca Bracitossi alla conferenza dell'ANPI di qualche anno fa. Il tempo da allora è passato. Questi sono giorni che alcuni di noi hanno vissuto 9 anni fa, e proprio perché a distanza di quei 9 anni esce Repubblica, una indivisibile ed euromediterranea, abbiamo deciso collettivamente di dedicare questo libro, questa presentazione a Bianca Bracitossi, partigiana, dirigente comunista, ragazza. E allora, diceva Bianca, oggi bisogna applicarla, e parlava della Costituzione, perché questo governo ha paura della sua attuazione. E allora, proprio perché noi veniamo da quella esperienza di militanza comune alla nostra Bianca Bracitossi, abbiamo ritenuto doveroso arrivare a comporre un lavoro collettivo, un lavoro intersezionale che parla di democrazia,
di diritti, di Costituzione, di libertà, non quelle solo individuali, ma di quelle libertà sociali che oggi sono sotto la minaccia di questo governo. Noi abbiamo qualche anno fa scritto, anche lì con una collaborazione importante, Lezioni meridionali, un libro che attraversava la storia del Mezzogiorno d'Italia e che intravedeva anche quella strategia euromediterranea che parlava di quel Mediterraneo che oggi ancora di più è stato approfondito in questa nuova produzione. Repubblica, un'indivisibile euromediterranea, è un lavoro che noi definiamo importante. Di riflessione, di approfondimento, di confronto. È un lavoro che vogliamo possa, come dire, vedere una serie di presentazioni che portano oggi da questa sala, una sala da alcuni di noi molto venire qua ci porta sorridere quando pensiamo, no, alle riunioni, agli incontri. E appunto oggi siamo qua e da gennaio porteremo questa produzione in giro per l'Italia. Una produzione che nasce dalla collaborazione dei lavoratori del Sud insieme all'EFT e in particolar modo mi sentirei ancora una volta di ringraziare Simona Maggiorelli perché ancora una volta ci ha invitato ad una collaborazione e come sempre splendidamente ci ha accompagnato in questo percorso. Non ultimo ringrazio anche Roberto Morea per la collaborazione a me data di Trasport. Ma un ringraziamento particolare va alle autrici e agli autori. Alcuni di loro sono in sala e interverranno, infatti io stringo per poter dare la parola a loro. Autrici e autori Natale Cucurese, Marina Boscaino, Andrea Fumagalli, Eliana Como, Stefano Galieni, Andrea Masullo, Antonio Mazzeo, Roberto Morea, Fabio Alberti, Alfio Nicotra, Laura Marchetti, Loretta Mussi, Roberto Musacchio, Fulvio Vassallo Paleologo, Anna Maria Rivera, Giovanni Russo Spena, Franco Russo, Rosa Rinaldi. Sono gli autrici, le autrici e gli autori di questo fantastico lavoro che parte da una critica importante, strutturata a quello che è il decreto Calderoni, ma che è proprio l'attacco che si fa a questo paese, a questa Repubblica, che è appunto il disegno dell'autonomia differenziata. Attraversa il premierato per poi arrivare a quella nostra idea di mezzogiorno, di questione meridionale di sud, per sé e da sé, con uno sguardo rivolto a quel Mediterraneo che nel terzo millennio assume sempre più le sembianze non di un Mare Nostrum, ma di una nuova Auschwitz, fatta di morti, di migrazione e oggi colpita dal genocidio di Gaza. Con questo io concludo e invito qui Marina Boscaino per il primo intervento. Buonasera a tutte e tutti, grazie all'EFT, non è nuova questo tipo di operazioni, sempre molto presente sul tema che da tanti anni vede coinvolti i comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata. A me era stato dato il compito di parlare di come è nato il movimento contro l'autonomia differenziata. La cronistoria è molto semplice. Esattamente 5 anni fa, nel novembre di 5 anni fa, quando ancora non si sapeva nulla dell'autonomia differenziata, c'erano stati da poco i referendum consultivi in Veneto e in Lombardia, plebiscito nel Veneto su un quesito che recitava vuoi più autonomia? E chi avrebbe potuto mai dire di no senza conoscere il contesto?
ci cominciamo a preoccupare, essendo noi tutti insegnanti, del fatto che pensavamo che questa operazione riguardasse il sistema scolastico, il sistema di istruzione, la scuola e l'università. E così creiamo comitati, comitati per la difesa della scuola della Repubblica, della scuola della Costituzione, e per cominciare a studiare che cosa si preparava per la nuova scuola regionale. Nel giro di pochissimi mesi ci creiamo un tavolo allargato, tutti i sindacati, ancora una volta un miracolo dopo quello che si era determinato con il referendum contro la buona scuola, tentativo di referendum contro la buona scuola di Renzi. Nel giro di pochissimi mesi siamo costretti letteralmente a creare comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, perché ci rendiamo conto che non è solo la scuola il bersaglio di questo provvedimento, ma sono ben altre 22 materie altrettanto pesanti, altrettanto gravi della scuola, come sapete, rapidamente, la sanità, le infrastrutture, il lavoro, il governo del territorio, l'ambiente, la giustizia di pace, l'alimentazione, le cooperazioni di energia, sono 23 le materie disponibili alla potestà legislativa esclusiva delle regioni, quindi a tutto, potestà legislativa esclusiva delle regioni, vuol dire legiferare su ognuna di queste materie in proprio e autonomamente, senza più una cornice, diciamo, che garantisca quei principi fondamentali che sono scritti nella prima parte della Costituzione, il principio di solidarietà, il principio di uguaglianza, il principio stesso di autonomia, che è declinato dall'articolo 5 della Costituzione. Grandi assemblee hanno caratterizzato il nostro percorso, alcuni di voi erano lì sin dal 7 luglio del 2019, quando tutti quanti insieme al liceo Tasso lanciamo questi comitati. Il nome è lungo ma significativo: Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l'unità della Repubblica e l'uguaglianza dei diritti, proprio perché se passasse l'autonomia differenziata, si annullerebbero di fatto, si annullerebbe di fatto il dettato dei principi fondamentali, di molti dei principi fondamentali della prima parte della Costituzione. È stata naturalmente un'impresa improba per motivi che vi dirò rapidamente in seguito, ma voglio ricordare tantissime iniziative che sono state fatte. Prima di tutto abbiamo dovuto fare i conti con il fatto che i dispositivi per la realizzazione dell'autonomia differenziata, cioè della concessione della potestà legislativa esclusiva delle regioni su 23 o meno materie, non importa, il Veneto ne chiede tutte e 23, la Lombardia ne chiede 20, l'Emilia Romagna ne chiede 16, ma sappiamo che nei cassetti del Piemonte c'è una bozza identica a quella del Veneto, così in Toscana, così in Liguria, che purtroppo così anche in alcune regioni del sud, in particolare la Puglia e la Campania. A prescindere appunto dal numero di materie, abbiamo organizzato formazione e informazione, perché di fatto di tutta questa situazione, addirittura dopo un anno la sigla delle pretese di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, nessuno sapeva niente, perché in nessun sito istituzionale, quello degli affari regionali, quello della Presidenza del Consiglio, sono mai state pubblicate quelle pretese che furono siglate il 28 febbraio del 2018 tra il governo Gentiloni e i presidenti di regione di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Quindi il lavoro è stato improbo. Siamo stati in questo lavoro di formazione e di informazione aiutati moltissimo dal sito ROAZ, che pubblicò capziosamente quelle pretese e ci fece capire un po' meglio di quella tragedia imminente che stava per accadere, nel silenzio totale dei media, nell'assenza di consapevolezza di cittadine e cittadini. Abbiamo cercato naturalmente alleanze, abbiamo cercato convergenze, e qui siamo in una sala del Partito della Rifondazione Comunista, che oltre ad essere il partito a cui sono iscritta, è anche il partito che da sempre è a fianco a noi nella lotta contro l'autonomia differenziata, però tutto il resto è stato davvero un percorso in salita.
È stato un percorso in sanità, vi dicevo, anche nell'organizzazione di situazioni di plateale assenza di democrazia, come con i presidi, per esempio, che noi abbiamo organizzato ogni volta quando governo dopo governo il dispositivo per realizzare l'autonomia differenziata veniva collegato alla legge di bilancio. Impedendo pertanto la celebrazione del referendum, perché questo fatto evidentemente non si possono fare referendum su materia di bilancio. Le difficoltà sono state moltissime, dicevo, ma ne vorrei dire in particolare due. La prima è che tutti i movimenti di questo paese non si sono resi conto, secondo me non si sono resi abbastanza conto come soggetti sindacali, come soggetti politici. Che se passerà l'autonomia differenziata, tutte le loro vertenze dovranno sottoporsi ad una nuova narrazione, perché nulla sarà come prima. L'ambiente, la sanità, l'istruzione, il lavoro saranno sottoposti, diciamo, ad una dimensione, ad una rappresentazione e una legislazione completamente diversa, che vanificherà lotte passate. E che l'autonomia differenziata racchiude tutte queste 23 materie, quindi nulla sarebbe più ovvio che le parti attive della società si mettessero insieme per fronteggiare un pericolo che riguarda letteralmente ciascuno di noi, dal pensionato al bebè appena nato. Il secondo problema è un problema eminentemente politico. L'autonomia differenziata, ormai lo sappiamo, 25 anni che trattiamo questo argomento, lo sappiamo bene, piace, no, bisogna dirlo. E questo ha impedito a molti soggetti politici, ma anche sindacali, di prendere una posizione chiara e netta sin dall'inizio, per paura di perdere consensi, per paura di perdere iscritti, per, diciamo, in qualche modo ammiccare ad una situazione che non ha potuta essere rappresentata attraverso un no senza se e senza ma, come leggendo la Costituzione del 48, perché vedete, chiudo davvero, Calderoli ci dice che la Costituzione lui la sta realizzando. L'articolo 116, comma 3, che consente l'autonomia differenziata, è nella Costituzione vigente. È vero, Calderoli si appresta a realizzare la nostra Costituzione, quindi concludo dicendo basta anche con la retorica della Costituzione. Non l'ho detto io, l'ha detta Gaetano Azzariti. Mi piace molto, credo che ognuno di noi dovrebbe fare conti con questa affermazione e capire che non è più il momento, siamo davvero sul punto di imbarazzo, non è più il momento di far finta di usare ammiccamenti balbettì. Bisogna dire parole forti, intransigenti e chiare affinché tutti capiscano e affinché soprattutto questo governo malvagio che sta attentando alla vita e ai diritti di tutte e tutti noi comprenda, per esempio, che forse tutto il consenso che ha avuto al sud, comprese gabbie salariali di Valditara, sapete, l'ultima trovata di questi geniali personaggi, ma ci sono tante altre cose che confermano da questo punto di vista. Spero non verranno recepite e accettate in maniera critica. Grazie. Grazie Marina. Allora, io mi sono resa subito conto di aver fatto una gaffa sulla quale cerco subito di rimediare. Come diceva Marina Sala Bianca, siamo ospiti del Partito della Rifondazione Comunista. Pertanto, prima di dare la parola a Natale Cucurese, che la chiederei a Maurizio Cerbo, segretario nazionale di Fondazione Comunista, di venire qua per un saluto. Visto che sta presente con noi, veloce. Io ero venuto ad ascoltare, non voglio prendere tempo. Vai, vai. Dico solo una cosa, sono completamente d'accordo con Marina. L'autonomia differenziata è una catastrofe di cui non c'è consapevolezza e non si riesce a farla diventare la discriminante nella fase che sto attraversando. Io sono piuttosto ottimista per la battaglia incertamente contro la proposta di premierato, perché è facilmente traducibile in maniera comprensibile a livello di massa. Invece riscontriamo ormai da anni quell'assemblea al Dasso che l'autonomia differenziata non riusciamo a farla entrare
non nelle piattaforme, perché oramai è larghissima l'opposizione, però non è una priorità. Questo riguarda, a mio parere, una sconfitta che c'è nella capacità di elaborare un'azione politica che vada al di là dell'impressionismo, del momento, dell'immediatezza e dell'agenda che è dettata dai mass media. E come mi è capitato anche con giornalisti, scusate, con giornalisti progressisti, mi è accaduto che quelli anche che simpatizzano per noi mi hanno risposto: sì, ma l'autonomia differenziata nessuno capisce che cos'è. Ecco, questo è un pericolo enorme, quindi il lavoro che sono fatto in questi anni dal Laboratorio del Sud, oltre che dai comitati, per accendere invece un faro di riflessione forte su questo tema, io credo che sia molto prezioso, e va ringraziare anche una rivista come Left di avere ospitato un lavoro, un'elaborazione come questa, sulla quale ci siamo ritrovati con tante e tanti. Io cito solo un episodio, una manifestazione pur apprezzabilissima del 7 ottobre della CGIL, che noi abbiamo condiviso, apprezzato, sostenuto, però all'inizio doveva avere come quasi obiettivo principale, comunque uno dei due o tre punti fondamentali di mobilitazione, l'autonomia differenziata. Ed era nell'intenzione dei vertici, non si può dire in questo caso la solita polemica con i vertici lontani dalla base. Poi, man mano che si costruiva, si è constatato che era necessario allargare la piattaforma, perché era una parola d'ordine su cui non si riusciva a fare, come si dice, massa critica. Io credo che su questo dobbiamo lavorare, perché riorganizzare un lavoro politico e culturale in forma non episodica, io credo che sia un'emergenza democratica in questo paese. Io contro tendenza rispetto alle ideologie dominanti anche nei movimenti degli ultimi 30 anni, penso che ci sia bisogno di forme collettive, tra cui partiti, perché altrimenti c'è un'incapacità di pensieri lunghi al di là dell'immediatezza, e l'agenda viene dettata dagli altri. È un po' come accade per la Palestina: dobbiamo aspettare il genocidio in atto per riempire le piazze. Abbiamo la necessità, credo, di ricostruire forme di riflessione e di azione che siano in qualche maniera più autonome dalla contingenza e capaci di indicare in anticipo le emergenze e non di subirle quando arrivano. Vale il Don Luca anche per l'autonomia differenziata, quindi grazie alle compagne e ai compagni del Laboratorio Sud. Grazie Maurizio Cento. Per giunta voglio ricordare che questo fine settimana la Rifondazione Comunista ha organizzato questa iniziativa europea sulle nuove destre, e sarà anche lì occasione, proprio perché coincide con l'anniversario della morte di Bianca, di ricordare, se non in modo migliore di questo, no, un'iniziativa antifascista, appunto la nostra ragazza partigiana. La parola ora va a Natale Cucurese. Stiamo seguendo l'ordine alfabetico delle autrici e degli autori presenti in sala. Dopo Natale la parola va a Stefano Galini. Sì, grazie Loredana, e buonasera a tutti e a tutti. Ricordo che il Laboratorio del Sud è composto, quindi questo non ricordo sempre, ma dalla direttrice di Left, oltre che da Left, da Transport, ma anche dal Partito della Rifondazione Comunista e dal Partito del Sud. E volevo dire che effettivamente la battaglia meridionalista è una battaglia che va condotta tutti insieme, e io credo, l'ho detto anche al Congresso di Rifondazione Comunista, anche di altre formazioni comunque di sinistra, che se la sinistra oggi in Italia, con i problemi che già si sono evidenziati in questi interventi, quello di Marina e quello di Maurizio Cervo, oltre a definirsi antifascista, ecologista, femminista, pacifista, eccetera, non si definisce anche meridionalista, per me è una sinistra che non si capisce cos'è, soprattutto appunto per l'attacco che viene portato al 34% dei cittadini italiani che vengono discriminati
anche sulla durata media della vita, come avrete visto probabilmente anche negli ultimi giorni dalle tabelle comparative. Qui addirittura la Repubblica, come scrive la parte di questo libro, unica e indivisibile, addirittura divide anche quello che è la durata di vita media, oltre a discriminare. Ad esempio, io nel mio capitolo, passando il libro, parlo di sud, zona economica speciale, nuovo scambio ineguale, perché l'autonomia differenziata di cui parlavano bene chi mi ha preceduto, oltre a discriminare, ad esempio, questo diceva bene Marina, il discorso delle gabbie salariali. Le gabbie salariali in realtà in Italia sono da parecchi anni, già c'è una differenza in realtà anche abbastanza consistente delle remunerazioni. Ora, ovviamente, passando all'autonomia differenziata, sembra un percorso che sarà molto difficile da fermare, anche se ovviamente noi non demordiamo dalla lotta e continuiamo ad insistere, porteranno automaticamente i contratti non saranno più nazionali, ma saranno regionali, sono tutti quasi, praticamente tutti. A questo poi si aggiunge tutta una serie di iniziative collaterali, troppo lungo dello spazio di stasera andare a disciplinare, ma come dico in questo articolo, da parte di questo capitolo che trovate nel libro, parlando di ZES, le zone economiche speciali. Le zone economiche speciali, avete visto che due mesi fa il ministro Fitto ha accorpato le zone del ZES del sud in una unica grande ZES. Questo va a incidere in modo pesante sul finanziamento delle iniziative. Intanto ha bloccato tutte le iniziative anche dei fondi di coesione che erano già molto avanzate. E contemporaneamente, questo pochi giorni fa, nella nuova legge di bilancio, sono stati bloccati, guarda caso, tutti i finanziamenti alle ZES. Quindi, partire dalla ZES del sud. E contemporaneamente, quattro giorni fa, e questi sono tutti i modi, tra virgolette, per finanziare il nord, cioè locomotiva, come vuole la Lega Nord, di cui Forza Italia e Fratelli d'Italia sono succubi complici, altro che sovranisti. E perché? Perché praticamente pochi giorni fa avete visto la Meloni con Fontana che hanno fatto un patto a favore di telecamera, un accordo per 2 miliardi di fondi sviluppo e coesione alla Lombardia, cioè la regione praticamente più ricca d'Italia, per l'università, le infrastrutture. Non so se avete visto come vengono gestiti bene questi soldi da quell'episodio di Trenord delle ultime ore, che ha comprato treni nuovi a 2 piani e non entrano nelle gallerie, quindi sono fermi. Ma la colpa di chi è, da parte di questi manager di Trenord, la colpa non è loro che hanno comprato treni troppo alti, ma sono delle gallerie che sono troppo basse. Ora figuratevi se questo fosse capitato al sud. Gli insulti, le prime pagine dei giornali, gli opinionisti, le aperture di tutti i TG. Invece, in quello esattamente non so se avete letto questo episodio, praticamente nessuno ne parla, perché andrebbe contro quel razzismo di Stato che da sempre perseguita il sud, soprattutto sui media. Chiudo praticamente ricordando che contro l'autonomia differenziata è in corso fino ancora per un mese o poco più una raccolta firme per una LIPA regionale in Emilia Romagna contro l'autonomia differenziata richiesta dal governatore Bonaccini. Quindi invito tutti quanti, visto che c'è anche la diretta, i residenti in Emilia Romagna a prendere contatto con il comitato NOAD dell'Emilia Romagna, recarsi a firmare numerosi. E chiudo il mio intervento con un appello, uno slogan che in questi ultimi giorni trovate anche sui giornali, per un episodio che è capitato al Teatro alla Scala di Milano: viva l'Italia antifascista, io aggiungo anche antirazzista, anche se ultimamente questo può comportare dei gravi problemi. Grazie.
Grazie, ora la parola va a Stefano Galieni, a cui segue Andrea Masullo. Allora, intanto grazie sia per l'invito sia per avermi degnamente chiesto di contribuire a questo volume. Contribuire degnamente perché chi me l'ha proposto mi ha chiesto di fare un po' di ricerca demografica, tema di cui io assolutamente fino a poco tempo fa sapevo molto poco. Tanto vale che mi sia strano le proprie ignoranze. Però poi scoprire che quel sud di cui si parla è la parte più giovane del paese, quantomeno come residenza. Poi magari si lavora da altre parti, ma la residenza deve essere nei propri comuni. E scoprire che attorno al sud, che noi chiamiamo nostro mezzogiorno, ci sono i sud che arrivano, scoprire, parlare dei sud che arrivano, in cui in un continente come quello africano, Beta, qualcosa che fra un po' raggiungerà i 2 miliardi di abitanti, l'età media è di 18 anni, quindi il futuro è lì, il presente e il futuro sono lì. Costringe a rivedere tante cose, costringe a dire, a mio avviso, che chi ancora continua a costruire barriere, anche attraverso ogni forma d'autonomia, ha perfettamente ragione Marina da questo punto di vista. Quelli sono muri che si creano, regione per regione. Chi costruisce muri di questo tipo potrà vincere con una riforma legislativa, ma perde rispetto al futuro, fa perdere il paese e il continente. Dico due cose molto banali. La prima è che l'associazione delle imprese edili, fondamentalmente, ha chiesto per quest'anno, per il PNRR, 74.000 lavoratori nell'edilizia, 74.000. Il governo ha permesso l'accesso extra decreto flusso a 10.000 persone perché mancano giovani, ma non soltanto giovani uomini da mettere, da sfruttare nei cantieri, ma manca un flusso di energia sociale in questo paese che è diventato il più vecchio d'Europa, più anziano d'Europa come cantieri. Quindi chi costruisce queste modalità di futuro, allontana il futuro dall'Europa, cioè uccide anche noi. La chiudo su questa, non voglio rubare molto tempo, dicendo, intanto ringraziando chi ha proposto questo volume per una cosa, perché anche per chi vi ha scritto si imparano tante cose. Questo non è soltanto un volume intersezionale, è interdisciplinare. Che dice che non bisogna, in cui si dice, si afferma, si prova che non ci si può soltanto difendere, ma si può attaccare, si può avanzare in proposta diversa, si può dire guardate che il futuro si costruisce in un'altra maniera, con altre regole, con altri meccanismi e con altre idee di crescita. Non è poco. Secondo me, Maurizio prima parlava giustamente del partito in quanto entità collettiva che riesce a elaborare questo tal senso, Laboratorio Sud, l'EF, Trans, insieme, in qualche maniera hanno svolto quel ruolo che un tempo svolgevano i partiti, e non è poco, ovvero elaborazione politica e proposta. Sfruttiamola, sfruttiamola nel senso positivo del termine, facciamone tesoro. Quindi, rifacendomi al compagno Roberto Musacchio, comprate il libro menzionato da me. Se poi ne avete voglia, ho anche due cose che ho prodotto io, sempre per grazie. Allora, ora do la parola ad Andrea Masullo, a cui poi segue Roberto Marea. Proprio brevissimamente, perché Grazie, Andrea. grazie a voi. Quello che stiamo vivendo ormai ha assunto una tale evidenza che non si riesce più a negare, cioè che il capitalismo ha esaurito la sua forza, diciamo, in cui riusciva, forza, diciamo, di chiamavano progresso, nel senso che riusciva a
a mascherare i suoi difetti attraverso una generica produzione di mezzi. Ormai produce disastri, produce catastrofi, ha bisogno di creare, di destrutturare non soltanto il nostro paese, ma destrutturare il mondo. Riesce a portare dei risultati esclusivamente numerici grazie all'aumento della forbice tra ricchi e poveri all'interno dei paesi, anche all'interno a livello planetario. Altrimenti non riesce più neanche a portare avanti risultati numerici. Destrutturare, destrutturare a tutti i livelli. Destrutturare, restiamo a noi, nel nostro paese. L'organizzazione politica del paese, in maniera che il suo intervento possa essere più, come dire, facilitato da una molteplicità di soggetti amministrativi che, in base a organizzazioni differenziate, possono essere più facilmente, in qualche maniera, soggiogati e portati a identificare un loro interesse nel fare l'interesse di chi propone certi modelli di sviluppo. Quindi non ha nessun interesse a radicare una evoluzione, diciamo, armonica e solidale all'interno di un paese. Anzi, portandosi all'estremità, vedete che c'è un reflusso gravissimo verso l'individualismo. Si sta trasformando la società in una struttura sociale destrutturale in cui l'individualismo prevale, illudendo è uno strumento grave che adesso comincia a mostrare, diciamo, le sue prime criticità, è quello dell'intelligenza artificiale. È vero, con una battuta che tante volte l'intelligenza artificiale, che noi consideriamo qualcosa di mancanza di sensibilità, qualcosa che mira soltanto a diffondere in maniera strumentale un interesse della finanza che ha assunto a livello internazionale un potere assoluto, grazie per veicolare gli strumenti tecnologici con i quali continua a illudere la parte ricca del mondo che sta producendo benessere nell'interesse di tutti. Sta risolvendo i problemi, sta risolvendo le cause, è l'unico modo per risolvere le catastrofi che essa stessa produce. Siamo di fronte a dei paradossi tali che è difficile anche riuscire a sollevare lo scandalo. Io vedo qualcosa che sto seguendo, ahimè, la COP28 è emblematica, ormai è diventata, ma lo è sempre stata in maniera larvale, ma ormai è diventata l'emblema, diciamo, il luogo dove si svolgono le trattative finanziarie ad alto livello, il luogo dove i petrolieri riescono a guadagnare ogni anno, sono tanti, tanti, tanti miliardi di profitti, per cui addirittura diventano i buoni che vogliono sviluppare le fonti rinnovabili, producendo quel capitale che serve a svilupparle per arrivare. Mi piace tantissimo l'immagine, qui chiudo. Che ha detto, potremmo citare il Papa Francesco, ma questa volta mi dicono che lo cito troppo spesso. Citiamo il segretario generale dell'IPCC, che ha detto: dalla COP è necessario per raggiungere l'obiettivo, secondo me ottimista, difficilmente raggiungere, l'obiettivo del grado e mezzo. Per raggiungere quell'obiettivo è necessario che dalla COP esca un treno ad altissima velocità, mentre stiamo viaggiando su un trapiccolo a vapore che si muove su rotaie sgangherate. È questo il primo. Ricordate questo. Ok, grazie Adam. Ora è il momento di Morea, Roberto, e poi seguirà Loretta Mussi. Io non volevo neanche intervenire perché. Grazie. Quindi, no, dico semplicemente due cose. La prima è che questa pubblicazione è frutto di un percorso che abbiamo costruito insieme al Laboratorio Sud, insieme all'EFT, e che intendiamo proseguire. E diciamo,
diciamo, secondo, a mio avviso, una radice, ed è quella di Gramsci. E credo che riconoscere ancora oggi il pensiero profondo che Gramsci ha avuto sulla questione meridionale è per me stato uno stimolo in più nel cercare di affrontare queste questioni e di costruire anche una soggettività, ricostruire un'identità del meridione, una propria narrazione, un proprio racconto. Perché molto spesso, come diceva appunto Natale, i media lavorano e lavorano molto bene per riconsegnarci un'idea di sud da terrone prima a sfaticato adesso. Io credo invece che il sud è una grande risorsa di questo paese, una grande risorsa prima di tutto intellettuale. Grazie. E credo che questa cosa qui noi dobbiamo in qualche modo rivendicarla, insomma, credo che questo sia un lavoro da fare. Ricostruito, perché anche nel meridione stesso il modello culturale dominante è chiaramente quello che fa sì che si accetti anche l'autonomia differenziata anche lì. Allora io credo che questo lavoro è quello con cui ci siamo dedicati e continueremo a dedicare, e credo che il modello culturale è chiaramente, come diceva prima, modello economico e sociale, che non regge più, e al contempo però non esiste ancora una soggettività, una capacità di chi vive questa crisi epocale di riconoscersi come strumento di cambiamento, come forza di cambiamento. Allora, credo che in questo senso una volta c'era il partito, e io credo che anch'io sono convinto come Maurizio che a noi serva ancora la capacità di elaborazione e di una proposta, ma anche di un legame sociale che è venuto a mancare in questo paese. Quindi noi per questo siamo contenti innanzitutto di aver promosso questa pubblicazione insieme a lei, insieme al Sud, e contiamo di continuare su questa strada fino alla vittoria. Giusto. Ora la parola, come dicevo prima, a Loretta Mussi e poi a Roberto Muschio. Grazie, Loretta. Buonasera a tutti. Allora, io devo presentare molto rapidamente il letto, che sono i livelli essenziali di questa storia. Nella sanità è già abituata l'idea che sono i livelli essenziali e che bene o male sono stati applicati, cosa invece che non è successa. Sono stati introdotti l'EA con la e l'EA sono stati letti, sono stati inseriti, ma non sono stati mai né fatti né realizzati, anche perché è molto più difficile che non con l'EA. Tra l'EA sono stati realizzati molto male, non sono stati realizzati, quasi. E questo è l'oggetto, i LEP sono l'oggetto su cui stanno lavorando le commissioni, le due commissioni di ministro Calderoli, che sono una la cabina di regia e l'altra la commissione di LEP, perché in realtà i LEP dovrebbero essere proprio il punto su cui di forma che loro stanno perseguendo si appoggia.
realtà la situazione del left è molto difficile. È difficile sia perché è difficile da un punto di vista tecnico riuscire a, individuare le prestazioni con, nonostante le variazioni che ci sono degli standard per quanto riguarda è difficile soprattutto perché richiedono grossi finanziamenti. Di fatto in passato i LEP ci sono stati, ma ci sono stati un po' abbracciati, nel senso che nelle commissioni del Parlamento si individuavano, c'era uno sforzo di prevenzione che poi è diventato legge, è stato inserito, un fondo di prevenzione che doveva servire per ridistribuire le finanze dello Stato, perché restavano a seguito di tassi, che restavano per poter aiutare i poveri. Questa cosa qua in realtà è sempre funzionata nel senso di dare più soldi al morto e meno soldi al sud, perché si basavano sui fattori, sugli elementi che erano sbagliati, volutamente sbagliati, cioè sulla spesa antonica, e non invece su quelli che erano i fattori. A questo punto, con il LEP, sta succedendo la stessa cosa, nel senso che, nonostante questi miglioramenti, che stanno lavorando, non sono di fatto stati riusciti a individuare questi LEP. Quindi, oltre che realizzarli, non sono riusciti. Critiche in questo senso sono venute da parecchi istituti ed enti italiani che, pur essendo favorevoli alla differenziata, però criticano il modo in cui si è lavorato per individuare il mezzo. La critica più forte, istituti che sono importanti, sono l'ufficio di bilancio parlamentare, l'ufficio di bilancio del Senato, sono l'Unione Europea, sono molti altri, sono la Banca d'Italia e da ultimo, prima di vedersi che la fine sono andato, anche l'ultimo presidente della Banca d'Italia, che praticamente li ha distrutti, nel senso che la politica ha detto che non sono stati individuati, sono quelli che sono stati individuati sono troppo pochi. E sono molto molto superficiali. E l'altra cosa è che a questo punto, con dei LEP che non sono stati individuati, che sono di un numero molto basso, succederà che nel rapporto tra regioni e governo il rapporto sarà molto più facile condurre le trattative per il trasferimento delle competenze alle regioni, perché non ci saranno i vincoli che invece sarebbero imposti da te. Uno dei vincoli principali è quello finanziario, però non ci sono soldi per poterli finanziare. Quindi significa che potranno fare soltanto quelle regioni che hanno una ricchezza, una disponibilità che invece non hanno molte altre regioni, e queste regioni sono di fatto che hanno già avviato, sono la fondazione. Tutte le altre che non hanno una riserva dell'anno, che non hanno neppure la possibilità di utilizzare i fondi della prevenzione dello Stato, in questo punto non ci saranno più, tutte le altre non potranno certo non potranno realizzare questo molto 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 di fretta, molto significativamente. Comunque sostanzialmente si resterà come prima, sarà come se rimasti fino adesso, con le enormi disuguaglianze che ci sono, in effetti la cosa da fare, sarebbe quello di lottare per abolire la casa. Ci sono anche le cose del sud, e poi, una volta che sono state abolite,
parlare come di lei e di altre. Grazie, grazie per ascoltare. Allora, grazie mille a tutte le autrici che stanno intervenendo. Chiaramente ogni autore e autrice sta intervenendo anche conformemente al contributo portato all'interno del libro. Da qua chiaramente per chi vuole approfondire la questione dell'EP così come l'ha riportata Loretta Mussi o appunto autonomia differenziata che ne parlava Marina Boscaino, tanti altri argomenti, bioregionalismo che di Andrea Masullo che contrappone al disegno di autonomia differenziata, tutti questi contributi e gli approfondimenti stanno sul Invisibile d'Euro Mediterranea che è possibile acquistare online sul sito di LEFT. Ora la parola a Roberto, Roberto qui poi, ora mi sembrerà sanissimo quello che dico, seguirà l'intervento di Fabio Alberti. Ora qualcuno mi chiederà perché iniziamo da capo con l'alfabeto, perché si apre la terza sessione del nostro libro e in effetti io ho riportato Alberti di Potra perché c'è questo stupendo articolo scritto a due mani da Alberti e Nicotra, il quale Nicotra però è sparito. Quindi sì, ma dovevano intervenire entrambi. Comunque, a te la parola, Roberto. Sì, allora, nelle presentazioni non si parla mai di quello che altrimenti dice, non scopra più. Allora, io parto da questo. Il libro c'è una proposta, diciamo, la verità. Che è chiaro che c'è un'altra che dice io quello che devo scrivere io faccio mezzo libro, cioè voi ci mettete l'altro mezzo e da questa ragione molto economicista invece è nato un lavoro che abbiamo definito intersezionale, cioè c'è anche la presentazione tra pezzi di movimento intellettuale. Io quindi vi leggo la controcopertina perché c'è stato un dibattito sul titolo, c'è stato un dibattito sul titolo, la Filippo spera a sua replica è una indiscutibile euro e il mio perso Mosacchio avendo perso, però siccome non hanno fermato perché servono quante battute in 5 minuti essendo che quello che la scrivania dei tre giornali, ho usato il titolo che avevo pensato, che si chiama Vivite e Impera, per spiegare in controcopertina questo libro. Vivite e Comanda, che è un motto antico, transitato nei millenni, che con il potere provochi le divisioni tra i dominanti, sono un linguaggio per i dominanti, perpetuare il proprio arbitrio. Cosa lega l'autonomia differenziata a concentrarsi sempre più in pochissimi anni delle prerogative statuali, lo spezzettamento e la negazione della cittadinanza dei diritti, la guerra che fa morire gli innocenti, prima di tutto i bambini, i migranti che annegano o vengono. C'è un punto interrogativo perché insomma, mettere insieme una cosa di questo tipo non era scontato. Per esempio, non è più precisino da transito in Europa, ogni cosa deve andare sulla terra, cioè, ma così facciamo la cosa però qua. E invece abbiamo provato ad essere intersezionali con questo libro, grazie a Roberto, come ha detto, a ritrovare le ragioni di tutto questo e la possibilità di trovarsi, di unirsi, di riappropriarsi così per le nostre vite con la democrazia. C'è uno sforzo di apertura anche minuzioso e originale di questo fare il potere. Come nel Kintsugi, che devo a Patrizia, che presiede altra mente, secondo il Kintsugi, che è un'antica tecnica giapponese di riparazione, usando vedere le ferite, ma impreziosendo la loro cura, proviamo a mettere insieme cosce, spesso un po' del mio ovviamente dell'albergine, per dirlo in modo popolare. Ciò
detto, io ho fatto un pezzo insieme, Piazza e Dubai. In realtà potevo mettere gli altri, ma siccome c'era ancora aperta la questione dell'assimilazione, altre vicende familiari di Dubai, ho visto anche Dubai, ma per capire che sostanzialmente sono le due fasce adesso, quindi sono di esercizio, cioè c'è il nord, c'è il sud, e queste divisioni sono arrivate anche nel corso. E poi ho uno sguardo molto forte all'Europa, che continuiamo tutte le settimane sul Transform, quindi diciamo quello che è gratis, basta che cliccate, perché ci leggete settimanalmente su quello che si prospetta. Insomma, prima servono della democrazia, che ho chiesto io, e poi questa cosa. Cioè l'ultimo saggio di Draghi, adesso fa adesso fa quello che si occupa della concorrenza dell'Europa, è una cosa che ha fatto Financial Times, che ha detto: guardate, noi democraticamente siamo vecchi, utilizzati. Per cui per stare diciamo, nelle condizioni di vita in cui siamo, dobbiamo essere molto forti. Dobbiamo armare per essere capaci di usare le armi rapidamente. Questo ce la dice lunga perché tra le previsioni che si fanno ci sono quelle che vedono Draghi tornare a fare il presidente della Commissione Europea e l'attuale presidente e della Commissione Europea Ursula von der Leyen andare a finire alla NATO. Siccome io penso che la UE, non l'Europa, se l'Europa parlo qui, quando si diceva di tanti ruoli uranici, anche Brand, perché guerre e altri, non sia semplicemente il servo shop per il servizio, ma abbiamo proprio un profilo guerresco. Ecco, l'idea che questi due provano nazionali, questi due uomini, appunto, terrorizzati, quindi dobbiamo pensarci, meglio voleva fino alla vittoria, però anche il pareggio, grazie. Potete immaginare le riunioni del laboratorio del sud che cosa suonò, però si capisce che siamo pure abbastanza cazzari, quindi allora Fabio, dopo Fabio Alberti, Rosa Rinaldi. Sì, dunque alzo se è dato, io sono preparato, butto lì qualcosa, non ricordavo neanche cosa avevamo scritto, però avevamo scritto qualcosa sulla sono curioso di questa cosa terribile messa a sembra stia apparendo del riapparire del concetto di subumano, il riapparire del concetto di subumano nella dialettica politica intorno alla questione di Gaza, Palestina, eccetera. Hamas è stato definito dai politici israeliani come barbari, animali umani, e poi ci sono anche viceversa, perché la tendenza di umanizzare sono bestie, sta avvenendo anche da. Allora ho pensato che fosse utile cercare di ricostruire un po' questa storia, perché la demonizzazione dell'altro è una storia lunga, non la faccio di tutta, insomma, dal momento della scoperta, anzi, delle persone dell'altro corrisponde sulla trasfonda dell'Atlantico, attraverso il lungo dibattito che c'è stato se gli indio se umani o meno, fino alla trasposizione del concetto dell'altro come umano dentro il nazismo. Nei confronti di nazioni europee, cioè degli europei, e questa questione dell'altro come non umano riemerge continuamente ed è una delle basi del marxismo, e secondo me sta dentro la storia europea, sta dentro il nostro modo di vedere l'altro e sta dentro alla crisi del Mediterraneo. Un'altra cosa, adesso sono un po' sconfusionato, l'altra cosa che
bisogna aver messo è questa questione che noi siamo nel Mediterraneo, giustamente Repubblica Mediterranea, ma poi abbiamo la crisi di Gaza davanti, però secondo me dovremmo fare uno sforzo di cercare di leggere quello che sta avvenendo nel Mediterraneo come un processo, non come un concetto unico, non come una serie separata. Perché se noi partiamo dalla Turchia e andiamo al Marocco, e cioè in quello che è lo spazio ex ottomano, e cioè quello che è lo spazio che è stato investito dalla cosiddetta decolonizzazione dopo la distruzione dell'impero ottomano nella prima guerra mondiale, ebbene, se noi guardiamo, no, la Turchia, la missione curda, fino ai Sahrawi, passando per i palestinesi, passando per le tensioni tra l'Inghilterra, l'Algeria, poi bene, passando attraverso la guerra civile siriana, adesso sto facendo molto, penso che poi possiamo rintracciare una origine unica, ce ne sono tante crisi, che sta nel processo di colonizzazione e decolonizzazione dell'impero ottomano, che è stato costruito e poi fatto dall'Europa, e poi come gestito, cos'è quello che sta in Libia, se non la continuazione dello sconto di tutta l'Europa, l'Africa, la Francia, la Spagna e l'Italia ci l'ha fatto breve, per dire che, come dire, penso che noi non possiamo affrontare il discorso della euro-mediterraneo, della collocazione dell'Italia nel Mediterraneo e delle crisi e delle guerre del Mediterraneo senza fare i conti con la storia coloniale dell'Europa. Cioè che la questione della storia coloniale dell'Europa è un bacino con cui nessuno fa i conti, e che senza affrontare questo, che ci porta da un lato a continuare a riproporre il concetto di meno che umano nei confronti dell'avversario, del nemico, fino a non vedere l'Europa come causa dell'arco di crisi mediterranea, compresa la vicenda, e che questo è un punto politico che partiamo. Cioè che il lavoro sulla ricostruzione della memoria, sulla elaborazione della storia, della colonizzazione europea è una questione senza passare dalla quale noi non riusciamo ad affrontare il presente e ad immaginare il futuro. Grazie a Fabio Alberti, dicevo Rosa Lunardi, a cui poi segue l'intervento di Anna Maria Righetti. Grazie, io proverò ad essere davvero molto breve, anche perché tempi sono quelli che sono. Allora, io penso che questo libro serve a discutere, serve a riprendere un filo, serve a evitare di fare scale gerarchiche di valore sulle lotte, serve però a capire che ogni iniziativa, di ogni lotta che stiamo facendo va nella stessa direzione. Lo dico perché si diceva l'autonomia regionale differenziata, diceva giustamente, Cervo non riesce a fare presa nell'immaginario collettivo, e sappiamo che a volte è più importante se, come dire, la parola che usi, se che arriva, no? Nella capacità di elaborare ognuno dal proprio vissuto, dal proprio punto di vista, certamente forse oggi l'autonomia regionale differenziata è una parola lunga, è un concetto lungo e si fa fatica a spiegarlo, magari quello del nord o una parte del nord è anche contento che sia così, probabilmente uguaglianza sarebbe più un concetto, no? Forse oggi che unisce, perché anche di, come posso dire, di rotture e di devastazioni culturali negli anni ne sono avvenute. Allora, io credo che al di là di quello che sta facendo ora Bonaccini
in Emilia Romagna, eccetera, mi spiace doverlo sottolineare, ma il Partito Democratico porta una responsabilità enorme sulle divisioni di classe, sulle divisioni di luogo in cui le persone vivono e sulle divisioni. Porta una responsabilità enorme, come dire, che potrebbe avere soltanto se davvero facesse macchina indietro e riconoscesse da un'altra parte su questa vicenda. Lo dico perché il mio articolo, molto breve rispetto ad altri più, che sono andati più in profondità, comincia con una volta un grande momento e parte dalle vicende del 78, che è stato un anno magnifico da un punto di vista, diciamo, solo della lotta, che pure ha pagato, perché quelle lotte hanno pagato e hanno portato appunto ad avere nel nostro paese la più grande e importante riforma sanitaria, che ha cancellato le mutue, e le mutue soprattutto anche quelle di mestiere, e ha detto, rispondendo alla Costituzione, che il diritto alla salute, così come dice l'articolo 32, è universale e quindi non dipende dal fatto che tu lavori. Ed è un concetto, una politica che unifica, che non c'è neanche bisogno di discutere, no, nessuno. Unifica proprio quel principio di diritto. E allora io adesso, siccome ognuno leggerà, se ne ha voglia, i vari articoli che abbiamo scritto, i contributi, alcuni più profondi, altri meno, qui abbiamo qualche minuto. Ecco, io c'era una volta un grande movimento. Dentro questo c'era una volta, c'era un auspicio, perché in quegli anni appunto nasceva medicina democratica, psichiatria democratica, nascevano movimenti che erano ruvidi, andavano contro anche il senso comune, ma ricostruivano uno nuovo, ovvero che i manicomi andavano chiusi e tutti avevano paura di avere o in casa o per strada qualcuno che avesse determinate patologie. Quindi erano, diciamo così, materie che riconoscevano la persona nella sua identità, ma che soprattutto appunto valevano in ogni latitudine del paese. E un'altra cosa che non ho scritto, ma che mi è venuto in mente, è che forse, diciamo, noi dobbiamo aspettare sempre. Noi abbiamo questo modo di dire che è successo un 48, perché lì, no, ne sono capitate, cioè. Poi c'è stato il 78, poi c'è stato il 78, poi c'è stato il 2008, cioè io a un certo punto, venendo qua, ho detto, ma forse che questo 8, no? Cioè, capitano sempre delle cose, guardate, davvero. Un minuto, finito. Non 8 minuti, un minuto. Però, ecco, io penso che dovremmo riattraversare non per avere quella cosa che ci ha detto che non dobbiamo avere il torcicollo. Non è guardare indietro per dire come si stava meglio prima e adesso. Però bisognerebbe riprendere quei filoni generali, importanti, che riguardavano tutti, tutti e tutte, se, diciamo, indipendentemente dal punto di vista in cui si viveva, per dire che appunto se il diritto è diritto per tutti, e quindi lo è la salute, lo è il diritto all'istruzione, lo è il diritto appunto all'esistenza come chi. Allora io questa cosa ve l'ho voluta dire, questa del 68, perché mi ha colpito. Io ho fatto la sindacalista per molti anni e so che appunto alcune cose, no? Il 2008 è stato un elemento, diciamo così, anche di soluzione, di continuità con una storia, non un passato, più che altro una storia. Ecco, quindi se ricominciamo dal sud, secondo me è il luogo migliore per provare a disseminare, diciamo, segni appunto di lotta, di iniziativa, di riconquista e di ritornare al principio che c'era Loretta Mussi. Per cui quando si fece un LEP, allora, era per garantire un livello davvero omogeneo di servizi e di risposta sul piano
dell'assistenza e della sanità, il contrario di quello che invece si fa oggi, che dipende dalle case. Le case più povere, che più le tre case sono esattamente secondo me. Grazie. Allora, io avevo annunciato a Anna Maria Rivera che però ci deve lasciare perché deve andare via per una visita. Però io chiedo comunque alla platea, in segno di ringraziamento, un applauso per il suo contributo, non solo per questo lavoro collettivo, ma per il lavoro che lei ha portato avanti nel mondo accademico, nella sua militanza per questo paese, per il nostro Sud. Quindi, caro Franco Russo, ti invito a venire qui. Dopo Franco Russo arriviamo all'ultimo intervento di Giovanni Russo Spera. Sempre 7 minuti. L'acqua sembra emozione. Intanto un'organizzazione anche perché è stata data l'opportunità di scrivere qualcosa su in questo volume. Io vorrei fare alcune precisazioni e un paio di proposte. E la prima è questa. Maurizio Sergio si è chiesto come mai l'autonomia differenziata è così complicata e come mai non c'è il consenso. Ecco, io intanto credo che Maurizio dobbiamo dare un giudizio più, diciamo, soft, nel senso che comunque da 5 anni a questa parte io penso che se non altro le grandi organizzazioni sindacali, i partiti e le associazioni così hanno comunque percepito l'importanza e la drammaticità del tema. Perché non significa che c'è una trasmissione poi dalle grandi organizzazioni sindacali o associative ai cittadini, però questo è stato già un passo avanti fatto dai comitati, quindi dobbiamo tenerne conto. E le critiche giuste che ha fatto Maurizio ovviamente non possono nascondere il fatto che in Italia non c'è un sommovimento sociale contro l'autonomia differenziata. Allora io mi sono chiesto spesso come mai, adesso senza essere il census o un grande sociologo, però la mia risposta comincia a essere abbastanza, diciamo così, articolata, e ovviamente non dico che vi convincerò, però alcuni elementi di riflessione dobbiamo averla. Perché non c'è contro l'autonomia differenziata? Perché l'autonomia differenziata va a favore di determinati ceti sociali che non sono solo quelli della borghesia produttiva e imprenditoriale del nord, ma anche i ceti popolari e proletari. Perché, scusate, quando si fa un contratto aziendale sulla sanità, e non è che riguarda solo 10.000 persone, ma riguarda alcuni milioni di persone, quando si fanno per la previdenza, quindi per la pensione, si fanno le fondazioni con i sindacati e i padroni, evidentemente c'è una frammentazione del corpo sociale che non consente, non di convincerti, ma che va contro i tuoi interessi. È colpa dei lavoratori? Ovviamente no, questo sarebbe illogico, ma neanche dobbiamo però cominciare sempre ad avere il culto del lavoratore puro e duro, perché in verità poi giustamente il lavoratore, se non c'è l'aumento salariale, si contratta l'aumento aziendale che gli fa andare avanti e arrivare alla fine del mese. Ora, per farla molto breve, quindi ripeto, senza spiegazioni sociologiche alla Censis, che si inventa il sonnambulismo, ma dico solo semplicemente che evidentemente c'è proprio una frammentazione del corpo sociale favorita anche dalle politiche che sono andate avanti in questi anni. E naturalmente i padroni e i loro alfieri politici, che non sono fessi, non a caso poi presentano non solo l'ordine del giorno Giaccone, su cui Marina ha scritto, quindi conosciamo tutti quanti, che voi siete più esperti di me anche su queste materie, ma ovviamente quando si parla di salario minimo interviene Rizzetto dei Fratelli d'Italia, presidente della Commissione del Lavoro della Camera, il quale sostituisce il disegno di legge Conte
sul salario minimo, e introduce una delega, un punto della delega, questo famoso articolo 1, secondo comma, lettera D, ci dice che bisogna puntare sulla territorialità dei contratti e quindi differenziare i contratti. Ora, questo lo dico perché bisogna mettere insieme appunto le spinte, diciamo così, sociali e i disegni politici per capire perché la D non viene percepita come un nemico. Cioè, ovviamente le persone sono adattate, ovviamente i padroni tirano per la loro parte, e l'ultima notazione che volevo fare su questo e poi passo alle proposte è, se voi vi leggete gli ultimi documenti sulla sanità privata, la sanità privata che sarà ulteriormente incentivata, significa che ci si apriranno degli spazi di investimento al settore privato, il settore privato che, mi corregge la Loretta se dico le cifre un po' abborracciate a mente, dai 137 miliardi che si investono da parte dello Stato, della parte pubblica, ci sono altri 40-45 miliardi già oggi da parte dei privati, quindi è una cifra non proprio piccolissima, 45 miliardi. Quindi questo è, diciamo, un tentativo di capire perché non c'è sensibilità sull'autonomia differenziata, perché i sindacati, non i partiti di Fondazione Comunista, insomma, diciamo, gli altri partiti, hanno favorito appunto la frammentazione sociale. E quindi oggi si rincorre, si cerca di sanare questa frammentazione sociale attraverso un'ulteriore differenziazione. Quindi ho finito, le proposte sono queste. Io spero di questo discorso potremmo riprenderlo. E i miei 2 minuti sono dedicati a questo. Vabbè, questo è un libro importante di analisi, di articolazione dell'analisi sui vari settori. Ora il punto è questo, secondo me. Come riusciamo a costruire conflitto e un conflitto su proposte alternative? Io penso che a partire da questo libro e a partire da alcuni contributi, ovviamente sono tutti nomi, io parlo solo per quelli che sono più sensibili, e cioè i contributi di Musacchio, i contributi di Andrea Masullo, io penso che dovremmo riprendere la tematica della costruzione del bioregionalismo e dello sviluppo autocentrale, che detto così ovviamente sono gli slogan, però comportano appunto un lavoro di ricerca, di co-ricerca, come si diceva un tempo, nel senso che devi farla con i soggetti sociali, per capire appunto come è possibile avere uno sviluppo propulsivo non guidato dalle classi dirigenti, quindi non guidato dalla borghesia, ma che affronta tutti i temi che appunto poi con un'ottica anche della, che diceva adesso Fabio Alberti, euro-mediterraneo, perché le classi dirigenti non è che stanno ferme. Io vi voglio citare, rubo l'ultimo minuto, vi citare due elementi. Uno ovviamente è il piano Mattei, il quale risponde ai problemi che pone Fabio Alberti dalla parte della borghesia e delle classi dirigenti. L'altro è invece una mia fissazione, io seguo con molta precisione, con molto interesse, diciamo così, gli sviluppi delle reti, diciamo, di trasmissione dell'energia, e ho notato che nel rifacimento del PNRR e con la rimodulazione di Repower, la SNAM investe 1 miliardo e rotti per mettere a punto i metanodotti del sud, e quindi per esempio questi metanodotti del sud che hanno alcuni punti di strozzatura, uno sta a Sulmona, un altro sta al nord, verranno investiti miliardi perché si superano queste strozzature per portare l'energia dove? Al nord e al centro. Quindi noi dobbiamo fare uno sforzo per contrastare i disegni padronali del governo, il piano Mattei famoso, in cui anche l'Africa verrà ancora una volta utilizzata come fornitore di energie e di materie prime, che è appunto il modello coloniale rivisitato, ma è quello. E il sud si servirà semplicemente come luogo di passaggio dell'energia che viene dall'Africa, magari anche energia rinnovabile, perché l'Africa oltre al petrolio c'è anche il sole. Questi sono i destini che noi siamo.
Quindi la mia proposta era questa: se a partire dal libro, ovviamente c'è un'altra proposta che sono già venute fuori, potessimo affrontare con appunto i sistemi della cosiddetta co-ricerca, e se non c'è la co, almeno come ricerca nostra, per appunto mettere a punto un'idea di sviluppo autocentrato del Sud, perché non dobbiamo avere paura del fatto che noi dobbiamo utilizzare le risorse per quel che sono, per come possono essere utilizzate, a vantaggio delle popolazioni meridionali innanzitutto, e poi sperando anche che queste risorse e questi prodotti meridionali possano servire anche al nord del paese. Vi ringrazio per l'attenzione. Gruppo. Ora la parola va per l'ultimo intervento a Giovanni Russo Spera. Grazie, buonasera. Penso anch'io che comunque alla fine sia venuto fuori da parte dell'autrice degli autori. Un libro che mi piace. Tra l'altro, lo dicevo da tanto Russo, che ha trattato da gruppo di sistemi che da anni, da passione, no? Sviluppo autocentrato. L'euro-mediterraneo. Vorrei dire alcune cose anche sul lavoro. È un punto di passaggio, perché non nasce improvvisamente questo libro per la bravura, o più o meno per le capacità, per le professionalità, per le singole agenzie, le singole loro. Dietro c'è un lavoro collettivo, non è retorico, sono anni di lavoro. Ci si è visto, ci ha ragionato, tra l'altro alle varie sigle che abbiamo giustamente citato, che ha avuto Osservatorio d'Oro, appunto a proposito dell'intervento di Franco Russo, ultimamente potremmo fosse integrato, ed è di passaggio che appunto vogliamo continuare appunto a livello seminariale, ma anche di iniziativa politica, sui temi appunto che nel libro sono contenuti in termini appunto interdisciplinari. Questo è stato un po' uno sforzo, anche un po' un azzardo che abbiamo osato. Del resto, appunto, se volessimo gonfiarci il petto, dico per prendere in giro noi stessi, potremmo citare il vecchio Marx e Grundrisse: la sintesi è data dall'insieme delle differenze. Quindi noi, in maniera molto modesta, abbiamo portato avanti per lo meno il principio. Siamo partiti, non riprenderò ovviamente tutto ciò che è già stato detto, ma vorrei far capire in che senso abbiamo tentato di costruire un percorso. Siamo partiti dal no all'autonomia differenziata, ad ogni autonomia differenziata, quindi un lavoro enorme, sia intellettuale, ideologico, ma poi di iniziativa pratica dei comitati di controllo di autonomia differenziata. Partendo dal punto fondamentale, che è un contesto storico questo, che è metafora della subalternità ideologica del centro. Questo è un punto fondamentale. Siamo partiti, alcuni di noi l'hanno vissuto, dalla riforma del titolo quinto della Costituzione, che venne varata, non dimentichiamolo, dal governo Amato nel 2001, ma è il contesto. Erano gli anni in cui Massimo D'Alema parlava della Lega Nord come di una costola della sinistra, no? Ricordate? E qui io vorrei aggiungere ciò che condivido, che diceva Franco poco fa. Il punto di forza, a mio avviso, dico dal punto di vista appunto come istituzionale, costituzionalista, il punto di forza dell'autonomia differenziata, guardate bene, a livello popolare, io credo sia fondato sulla convinzione a livello popolare che ogni devoluzione di potere dal centro alla periferia sia di per sé positiva. Cioè, noi siamo di fronte a una grande sconfitta dell'idea della statualità, della colazione. L'autonomia differenziata, non solo questa, è la metafora di questa sconfitta, perché la devoluzione di ogni potere, e cioè l'abbattimento dello stato sociale, quindi l'individualizzazione, eccetera, sono viste di per sé a livello popolare come un fatto positivo. Questa forse è la montagna che dobbiamo scalare. La seconda è che l'autonomia differenziata, ma l'abbiamo detto mille volte, l'accenno soltanto, l'autonomia differenziata non è soltanto tecnica. L'autonomia differenziata è una grandissima operazione strutturale di politiche economiche, di politica sociale, non c'è male anche Natale. Cioè, vi è un interesse strutturale di regioni
che si integrano appunto all'interno dell'Europa, che nel terremoto globale cambia completamente anche aspetto, non è più l'Unione Europea che abbiamo combattuto fino a qualche anno fa, ragione Roberto su questo. La nuova Unione Europea si fonda sulle unità regionali, si fonda sulle unità regionali, le unità regionali più forti, e in Italia sono quelle che conosciamo, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, non a caso il nord-est, cui poi si aggiungono, pensate poi alla Carinzia, alla Slovenia, gli ex presidenti, ma insomma non è il tempo per fare l'analisi che del resto altre volte abbiamo fatto. Quelle unità regionali hanno bisogno anche di una differenziazione del sistema istituzionale in maniera organica, e la differenziazione del sistema istituzionale, cioè una forma di organicismo istituzionale, è stato detto per esempio da alcuni autori tedeschi, ha bisogno di rovesciare il campo, di abbattere tutti i pesi morti. E per esempio il mezzogiorno è un peso morto all'interno di questa ristrutturazione istituzionale. E quindi, secondo passaggio che facciamo, la questione meridionale contemporanea, che è scossa dalla domanda di un'identità smarrita, perché nel mezzogiorno oggi non è solamente colpa del sindacato, colpa del Partito Democratico oggi, prima di essere eccetera, vi è un'identità smarrita del meridionale in quanto tale, lo dico appunto da vecchio meridionale. E oggi la questione meridionale non può che essere questione appunto euro-mediterranea, cosa diceva anche Fabio. Perché? Aggiungo, perché la concezione della regione euro-mediterranea può essere una leva controcorrente per rafforzare una visione policentrica, per ripensare tutta l'Europa in funzione policentrica. C'era stato qualche tentativo, ricordate gli studi della Monte Rivio, delle Monte Diplomatiche, eccetera, c'erano stati alcuni anni fa, 7-8 anni fa. Tutto questo oggi è abbandonato per le cose che dicevano Fabio, che ben ricordato, che riprendeva anche Frank, eccetera. Ecco, allora noi dobbiamo qui andare anche qui a saltare. Noi diciamo l'Europa del Sud può assumere, questo è il centro anche del breve mio articolo, ma anche di altri articoli, l'Europa del Sud può assumere la funzione di ferriera verso il resto del Mediterraneo. Con tutte le contraddizioni che ben conosciamo, dagli esiti incerti, per esempio, i BRICS costituiscono un orizzonte geopolitico per importanti cooperazioni internazionali. E quindi la crescita di mercati regionali in aree così popolate può essere la risposta alternativa al progetto dell'Europa escludente, che è proprio nella filosofia appunto dell'autonomia differenziata. Combatteremo ovviamente da subito la funzione che i poteri economici, ora vi ricordate, vorrebbero affidare al Sud. Tra l'altro c'è un'intervista questa mattina, il ministro dell'ambiente italiano, che lo dice esplicitamente, sono già in corso appunto i contratti e i contatti. C'è la piattaforma, il Sud come piattaforma antropologica, carbonizzata, gasificata, di transito verso il nord, cioè verso le macroregioni intereuropee, delle risorse energetiche africane e medio orientali. E che io credo che quindi noi qui, l'abbiamo accennato in un paio di articoli del libro, dovremmo riprendere quelle lezioni postcoloniali serie, propositive, che il progressismo beote, lo sviluppismo poi ci hanno indotto a abbandonare. Io penso, anche per la mia età, penso agli studi che abbiamo fatto con Samir Amin, molto, che io ritengo di grande attualità, ovviamente rivisti, così come penso alle aree di solidarietà, Roberto ricorderà certamente, uno dei primi convegni che abbiamo fatto, ci abbiamo lavorato insieme, è stato il convegno di Palermo appunto sull'euro mediterraneo, e il convegno appunto sullo sviluppo autocentrato, a proposito che veniva detto, ma credo che fossero 12-13 anni fa, ti ricordi, erano le nostre relazioni, insieme a un grosso studioso del tema, come Bruno Amoroso, con le aree di solidarietà, Bruno Amoroso. Quindi voglio dire, abbiamo questo patrimonio disciplinare spagnolo. Ecco, e tutto questo, e chiudo perché ho un solo minuto, la terza sezione, tutta questa struttura molto organica dei rapporti istituzionali, delle statualità, dell'abbattimento di forme di statualità, lo vediamo nel premierato. Io personalmente
non tutti la pensiamo così a livello giuridico. Discutevo nel convegno questa con Gaetana Zarini, su cui siamo abbastanza d'accordo. Io credo che il premierato sta all'autonomia differenziata come la necessità di una governabilità di un paese frantumato in 20 stati membri che comunque deve andare avanti, che delega la governabilità all'uomo, alla donna forte, verticalizzando completamente il sistema di potere. Il passaggio c'è dall'idea orizzontale basata sulle strutture intermedie, eccetera, e della rappresentanza della nostra Costituzione, che non a caso vuole essere abbattuta, a chi a mano non ci ha mai creduto, è un passaggio alla democrazia di investitura, alla democrazia del capo. Quindi quando diciamo no ad ogni autonomia differenziata, diciamo no al premierato, no a ogni forma di presidenzialismo e ricostruiamo un'idea di uno sviluppo autocentrale in cui il Parlamento e le strutture intermedie della società possono avere il proprio ruolo. Questo a me pare la lettura, diciamo, in qualche modo che abbiamo voluto dare in questo lavoro. È un lavoro parziale, è un primo lavoro, continuerà. Spero che tutti quelli che sono qui e anche altre ed altre che si aggiungeranno possano insieme a noi portare avanti i seminari su questi singoli temi. Allora, io voglio ringraziare Giovanni Lussospena per questo ultimo intervento, le autrici e gli autori che erano presenti, sono presenti qua in Sala Bianca, quanti vedo in platea, lo storico Valentino Romano, Michela Aricale, Patrizia Sentinelli. Giancarlo Scottoni, davanti, Franco Mosmeci, non li faccio dire. Stavolta bello. E soprattutto anche quanti in queste due ore ci hanno seguito online. Allora, un pomeriggio denso di interventi, denso di emozioni, di suggestioni e di ricordi. E allora noi ora lasciamo questa sala. Per molti di noi sarà l'ultima iniziativa, quella della presentazione Repubblica, una indivisibile ed è un Mediterraneo che, come dicevo prima, si trova sul sito online di Lect per l'acquisto. E lasciatemi salutare questa sala con una cosa vera. Chi accompagna e compagni non muore mai. E allora, ciao, bella, ciao.